La fantasia sui muri. Slogan più spiritosi che convincenti sui manifesti elettorali che annunciano le prossime regionali. Il flash mob attira migliaia di giovani perditempo, al Super Bowl americano a vincere alla pubblicità. Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, collaudata coppia hollywoodiana a Roma per presentare il nuovo film Shutter Island. Buongiorno e benvenuti a questa edizione speciale del TG Lewis, dedicata ad argomenti di spettacolo e costume. Quando si avvicina una tornata elettorale, i primi ad apparire sono i manifesti. Dai muri delle città, volti di candidati e slogan più o meno originali attirano l'attenzione di ipotetici lettori. Vediamo il servizio di Davide Maggiore. Quella dello slogan elettorale, si sa, è un'arte che lascia spesso spazio alla fantasia. E i manifesti delle ultime regionali non fanno eccezione. C'è chi sfrutta la popolarità di personaggi ben più celebri e chi invece della scarsa notorietà fa un punto di forza. Politici navigati si affidano alla semplicità delle rime di una filastrocca, oppure puntano, per risolvere i problemi del paese, sulle proprie abilità di tessitore o sulla capacità di procedere ad una diversa velocità. Un famoso governatore si fa ritrarre utilizzando le foto dei propri elettori in un curioso mosaico, mentre chi di fama non ne ha prova a fare le presentazioni, ma tra propaganda e dichiarazioni d'amore per la propria terra, il premio dell'originalità va decisamente a chi punta a smentire parentele ingombranti o a chi decide di scherzare sul nome del più blasonato partito avversario. La politica viene spesso definita teatrino, ma può diventare addirittura carnevale, con volti noti sui carri allegorici. Ad ogni latitudine impazza il divertimento imposto dalla tradizione. Costumi esagerati e danze sfrenate. Queste le componenti d'obbligo delle variopinte sfilate in Italia e all'estero. Una carrellata curata da Andrea Pala. Le facce dei politici in tempi di carnevale passano dai manifesti ai carri allegorici. Viareggio ospita una delle più importanti sfilate italiane. Ogni anno enormi carri di cartapesta percorrono la passeggiata mare della cittadina toscana, dove si svolgono le quattro sfilate carnevalizie. Spostandoci in Sardegna centrale, il carnevale assume toni più seri. A Mamoiada, piccolo comune alle pendici del Gennargentu, sfilano i Mantones e i Sopatores, tradizionali maschere e barba di cipo. Il rumore dei pesanti campanacci attaccati alla loro schiena fa da cornice a questo evento, che inizia ad essere apprezzato anche al di fuori dell'isola. In America, invece, il carnevale di Rio de Janeiro è senza ombra di dubbio il più conosciuto del mondo. Migliaia di persone partecipano ogni anno alle parate organizzate dalle scuole di samba all'interno del grande sambodromo cittadino, dove per quattro notti consecutive sfilano a ritmo di musica oltre 100 gruppi. Negli Stati Uniti, New Orleans ospita un carnevale ricco di luci e colori, a cui prendono parte tanti carri allegorici. E il Mardi Gras, risalente al 1837, è interrotto solo 5 anni fa dall'uragano Katrina, che aveva messo in ginocchio la città. Oltre 500.000 di persone prendono parte ogni anno a questa grande sfilata di carnevale. Flash mob, neologismo che sta per mobilitazione immediata, un moderno tam-tam che usa internet per richiamare folle di giovani all'insegna del disimpegno. Ce ne parla Ilaria Del Prete. Si tratta di raduni organizzati via email o sms, in cui molte persone si ritrovano in un luogo prestabilito per eseguire una certa azione, tutti insieme e senza alcuna ragione. Mediamente durano intorno ai 10 minuti e finiscono sempre con un applauso generale tra lo stupore degli ignari passanti. In tempi brevissimi il fenomeno di massa del flash mob ha investito tutto il mondo. Il primo risale al 2003 a New York, ma anche in Italia non mancano scene insolite. Piazze, supermercati, strade, ogni posto è buono per un flash mob e più bizzarre sono le azioni rappresentate, più grande sarà il successo. Spettacolari coreografie nel bel mezzo della stazione Termini a Roma, strumenti musicali fatti d'aria in galleria a Milano, invisibili cani al guinzaglio e qualsiasi cosa possa interrompere la quotidianità. Capitolo a parte per i freeze mob, in cui tutti i partecipanti restano completamente immobili, e per le pillow fight, dove ci si batte a cuscinate. Nato per incoraggiare la piena libertà di espressione, il flash mob si è rivelato subito un ottimo strumento di guerriglia marketing, che ben si presta a pubblicizzare qualsiasi prodotto. Super Bowl, la finale di campionato del football americano, è un evento forse più televisivo che sportivo, e la pubblicità la fa da padrona. Il servizio è di Enrico Messina.
Alla fine ha vinto Google. La costosissima gara della pubblicità, che ogni anno si tiene in occasione del Super Bowl, ha incoronato il famoso motore di ricerca come nuovo re della comunicazione commerciale. Geniale e semplice lo spot. Dalle sole chiavi di ricerca mostrate, lo spettatore ricostruisce la tenera storia di un navigatore della rete americano che va a Parigi per imparare la lingua e finisce per innamorarsi e metter su famiglia in Francia. La Motorola, invece, per pubblicizzare il suo ultimo gioiello tecnologico, si è affidata alla bellezza dell'attrice Megan Fox, mentre lo spot dell'Audi segue con originalità la linea ecologica delle pubblicità delle automobili. Viene descritto un futuro prossimo in cui chi non rispetta l'ambiente va incontro ad una dura repressione. Ovviamente non è il caso del fortunato possessore del veicolo. Il Super Bowl ha superato quest'anno quota 114 milioni di spettatori, con il 68% di share, dati che in parte giustificano il costo elevatissimo degli spazi pubblicitari. Sono 3 i milioni di dollari che le aziende devono pagare alla CBS per soli 30 secondi di spot. Costi che hanno spinto la Pepsi, storica partecipante alla gara della pubblicità, a non prendere parte alla competizione. Non si è scoraggiato, invece, Focus on the Family, gruppo cristiano tradizionalista in onda con uno spot anti-abortista. Mentre la CBS ha rifiutato la pubblicità di un sito di appuntamenti omosex. E ora parliamo di cinema. Per presentare il nuovo film, di cui sono rispettivamente regista e protagonista, Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio sono volati a Roma, accolti da una affollata conferenza stampa. Per noi c'erano Federica Ionta e Vito Miraglia. La Hollywood che non ti aspetti. Leonardo DiCaprio, idolo delle adolescenti e uomo impegnato nella difesa dell'ambiente, goloso di cioccolatini a forma di tartaruga. Martin Scorsese, regista di pellicole notoriamente violente come Taxi Driver e Toro Scatenato, che con poche battute si guadagna la simpatia dei giornalisti. L'occasione è la conferenza stampa per la presentazione di Shutter Island, il nuovo film del regista italo-americano con DiCaprio come protagonista. È palpabile l'intesa tra le due star. Il loro sodalizio, iniziato nel 2002 con Gangs of New York, è giunto infatti alla quarta occasione e ricorda il legame tra lo stesso Scorsese e Robert De Niro. Nel film, tratto dal romanzo omonimo di Dennis Lee Hane, DiCaprio è un agente federale inviato su un'isola fortezza sede di un ospedale psichiatrico per indagare sulla scomparsa di una paziente. Una storia di violenza e follia. Leggendo il romanzo, ha detto il regista, mi sentivo in sintonia con la storia, con la paranoia e la paura che attanagliano il protagonista. Mentre DiCaprio ha detto, il ruolo più difficile della mia carriera, il più complesso, il più dark. Shutter Island, fuori concorso al prossimo festival di Berlino, ha nel cast due vecchie glorie del cinema, come Ben Kingsley e Max von Sydow. Il reality televisivo non conosce limiti. Il Grande Fratello è ormai roba da museo. Negli Stati Uniti ha esordito sul piccolo schermo Undercover Boss, un amministratore delegato davvero irriconoscibile, il servizio di Jacopo Matano. Ma, scusi, questa è la sua stanza? Certo. Vabbè, ma le 100 piante di ficus e le poltrone di pelle umana? Dite addio al mega direttore galattico rinchiuso nel suo ufficio santuario all'ultimo piano. Da oggi i super manager abbandonano giacca e colletto bianco e scendono di nascosto tra i dipendenti per prendere il loro posto nelle mansioni più umili. È la trama di Undercover Boss, il nuovo reality show in onda sull'emittente americana CBS. Agendo sotto copertura, l'amministratore delegato di una società di smaltimento rifiuti si ritrova a svuotare i cassonetti e a smistare l'immondizia. Al presidente di una grande catena di ristoranti tocca invece pulire i tavoli e le stoviglie, mentre il direttore di una multinazionale di supermarket si trasforma in un efficiente Coco Pro. Il tutto tra gli sguardi ignari dei dipendenti. Sotto le insegne dell'ennesimo reality, già record di ascolti alla sua prima puntata, va in onda l'America che prova a uscire dalla crisi avvicinando manager e impiegati in un comune sforzo produttivo. Nascosti da una maschera, spiega uno dei dirigenti partecipanti, cerchiamo di aumentare la produttività, di capire le frustrazioni dei nostri lavoratori, di evitare i licenziamenti. Ma il gioco, si sa, è bello quando dura poco e per il fantozzi americano si tratta purtroppo di una magra rivincita. Ma scusi Conte, io mangiare con lei? Ma certo, che differenza c'è fra me e lei? E per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Appuntamento alla prossima edizione
Arrivederci da Federica Jonta.